Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo decimo episodio qua su Mario più Rabbids Kingdom Battle. Ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua dopo che avevamo sconfitto i due mini boss di questo secondo mondo del gioco, ovvero il Bufalo Niglio e il Sabbio Niglio, che sarebbero due Rabbids, uno che scatena una tempesta di sabbia e un altro una tempesta, diciamo, di neve, cioè di ghiaccio. Li abbiamo sconfitti dopo vari tentativi nello scorso episodio e nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua pronti per iniziare, se non sbaglio, il sesto livello di questo secondo mondo del gioco, ovvero deserto gelato. Infatti ragazzi, oggi in questo episodio andremo avanti con la nostra avventura qua su questo titolo e molto probabilmente oggi in questo episodio faremo il sesto e il settimo livello di questo mondo, così che molto probabilmente nel prossimo episodio finiremo il secondo mondo e andremo ad affrontare il boss di questo secondo mondo del gioco, cioè appunto il secondo boss del gioco. Prima di iniziare ragazzi, però, come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutte per non perdervi nessun nuovissimo video e di lasciare un bel like anche a questo decimo episodio qua su Mario più Rabbids Kingdom Battle se alla fine questo episodio vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che qua sopra in alto nelle schede trovate lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò ragazzi, possiamo andare avanti. Allora andiamo avanti, perché la scorsa volta, ripeto, ci eravamo lasciati qua e quindi oggi andiamo avanti per vedere fin dove arriviamo. Quindi allora, questo non si può toccare, vero? No, ok. Tra l'altro ieri sul canale non è uscito l'episodio di Mario più Rabbids, perché appunto questo episodio sarebbe dovuto uscire ieri sul canale, ma non è uscito ieri perché appunto ieri è uscito appunto il video dove analizzavamo insieme i nuovi trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. Se ve lo siete perso quel video, mi raccomando, andate a recuperare, lo trovate sul canale. Detto ciò, adesso dobbiamo affrontare una battaglia, quindi ci andiamo a mettere la salute extra e possiamo affrontare questi Rabbids per poter andare avanti con questo sesto livello di questo secondo mondo. Tra l'altro ci terrei a precisare che nella scorsa volta abbiamo salvato Rabbid Mario e quindi adesso in teoria non ce l'abbiamo ancora in squadra, perché io ho visto su YouTube che praticamente per averlo in squadra bisognerebbe tipo prenderlo da dove l'abbiamo lasciato. Quindi dopo magari ci torniamo indietro e diamo un'occhiata, altrimenti o farò io questa cosa off camera oppure la faremo nel prossimo episodio oppure dopo. Detto ciò, combattiamo. Nella scorsa volta ho potenziato anche le mie armi, le ho rese un pochettino più potenti, e oltre che a potenziarmi le armi ho anche aggiunto nuovi poteri ai vari nostri amici. Insomma, qua c'è il martello, come potete vedere qua c'è l'arma più potente di Mario. Spariamo a questo così ulzioniamo i Rabbids, in modo che così facciamo un bel po' di danno. E poi come potete vedere possiamo fare potere M o vista dell'eroe. Noi in questo caso facciamo vista dell'eroe, anche se il potere M è un potere nuovo che sono andato a mettere appunto a Mario nello scorso episodio. Quindi andiamo a colpire questo Rabbids, facciamo 68 di danno e lo facciamo rimanere con 67 di vita. Andiamo a utilizzare il Pieresto di Luigi per la potere. E adesso possiamo andare qui e colpire quest'altro Rabbids. Vediamo se lo buttiamo giù. Bam, 52 di danno, quindi rimane esattamente a 15 di vita. Indeboliamo il Rabbids, in questa maniera sarà più scarso il prossimo turno. Velocizziamo il turno, 40 di danno a Mario, però Mario con la sopravvista fa 50 di danno e il primo Rabbids che è andato. Questo Rabbids recupera 83 di vita e ci tira una bomba a noi che ci fa ustionare. Quest'altro si nasconde e fa la vista dell'eroe. Quest'altro avanza, anche quest'altro pure. E adesso tocca di nuovo a noi. Adesso noi avanziamo e andiamo qui. E vabbè, con la sopravvista ci prende, ci fa 40 di danno. Però noi adesso possiamo provare a fare danno a questo Rabbids. Vai, vediamo, bam, 72 danno critico più ustione, quindi direi abbastanza buono. Praticamente questo Rabbids è praticamente mezzo, quasi morto, ha tipo a pochissima vita. Scivolata, andiamo qua, 40 di danno e abbiamo sconfitto anche quest'altro Rabbids. Perfetto, adesso non possiamo fare niente,
col martello nemmeno, quindi boh. Cambiamo eroe. Andiamo con Luigi. Ci catapultiamo, andiamo qui. Così facciamo esplodere questa bomba. Vabbè ragazzi, facciamo esplodere la bomba. 30 di danno più ustione. Ok. A questo Rabbids. E possiamo andare a utilizzare di nuovo la vista dell'eroe. Adesso Mario non può fare niente, quindi possiamo passare il turno ai nemici. Vero? Sì, ok. E tocca di nuovo ai nemici. Perfetto, adesso avanti veloci, 40 di danno va Luigi. Luigi colpisce, rimbalzo, critico, 49 di danno. E Rabbids è andato. Quest'altra avanza, vista dell'eroe. Quest'altra avanza e tocca di nuovo a noi. Perfetto. Allora, con Mario facciamo una cosa. Avanziamo e andiamo... Con Mario andiamo qua. Così almeno facciamo qualcosa. Cioè, così avanziamo con la lotta, insomma. Con Mario anche stavolta non possiamo fare niente. Nemmeno col martello, no. Cambiamo eroe. Rabbids Luigi lo mettiamo qua. Vai. E anche Rabbids Luigi non può fare niente. Andiamo con Luigi. Luigi lo facciamo andare qua dentro. Lo portiamo qua e poi lo mandiamo da Mario. No, non si può. Allora lo mandiamo poi qua dietro. Vai, vediamo un po' se... Ok, vediamo se riusciamo a fare una scivolata. 40 di danno. Scivolata, 30 di danno. E ci nascondiamo qua dietro. Facciamo di danno. 98 di danno più rimbalzo. Quindi gli abbiamo fatto un bel po' di danno, direi. E adesso si nasconde lì. E adesso ragazzi, tocca di nuovo ai nemici. Vero? Sì, ok. Tocca di nuovo ai nemici, perfetto. Velocizziamo il turno come sempre. Provo a far danno a Luigi, non succede, non funziona niente. I due Rabbids grandi avanzano. E tocca di nuovo a noi, perfetto. Allora, vai, scivolata. E poi ci andiamo a nascondere qua dietro. Vai. Bam, catapulta, scivolata, 30 di danno. Più che scivolata questa era un salto, però va bene. E poi lo ammazziamo. Bam, 58 di danno. E questo Rabbids gigante è praticamente morto. Va bene. Fa danno, fa 98 di danno a Mario. Però siamo fuori e quindi torniamo qua. Ok. Potere di Mario. Bam. Ok. Con lui invece non possiamo andare avanti oltre qua. Quindi con lui, con lui ragazzi rimaniamo qua. Vediamo se possiamo fare del danno ai Rabbids sopra. Sì, ok. Un bel 225. Ah no, a 225 di vita, 72 di danno più ustione. Vabbè dai, ci sta, ci sta. Ok, abbiamo ustionati, quindi abbiamo fatto un bel po' di danno, direi. Perfetto. E poi possiamo andare a utilizzare... Ah no, non possiamo farlo questo. Allora, cambiamo eroe. Luigi, Luigi. Vai, una bella scivolatina. No, non si può. Perché? Ah no, la posso fare. Ok, la posso fare. Scivolata, così lo ammazziamo. Bam. Rabbids gigante sconfitto. Perfetto. E adesso possiamo sparare a quell'altro Rabbids gigante. Vai, vediamo quanto li facciamo. 84 di danno con un colpo. Perfetto. Possiamo passare adesso. Ah no, questo lo posso fare. Vediamo quanto fa. Ok, 22 di danno. Quindi abbiamo sconfitto quest'altro Rabbids. Battaglia completata in 5 turni su 7. Non è morto nessuno. Perfetto. Comunque con le nuove armi che ho aggiunto, comprato nello scorso episodio, e con i nuovi poteri, come potete vedere siamo diventati molto più forti di quanto eravamo prima. Detto ciò, possiamo avanzare. E qua c'è un'altra battaglia, vediamo un attimo cosa succede. A quanto pare ragazzi, mi sa che questo secondo mondo non ha 9 livelli come il primo mondo, ma ne ha meno, perché siamo al 7° livello, se non sbaglio, di questo mondo. O 6° non mi ricordo. E c'è già il boss finale di questo secondo mondo, mi sa di sì. Gentaglia che si protegge, scudato. Sarebbe una specie di Rabbit Kong, però non è una scimmia, quindi un Rabbit gigante con lo scudo. Vabbè, la pistola, va bene. Salute extra ovviamente da ammettere. Dobbiamo sconfiggere questo boss praticamente, sì, ok. Speriamo di riuscirci, così possiamo andare avanti. Vediamo un po' cosa succede. Degli scudati, un consiglio: è fondamentale colpirli ai fianchi. Solo così non potranno ripararsi con i loro scudi. Come? Ok, forse ci sareste arrivati da soli. Ma sapevate che le loro scivolate possono diventare esplosive?
o che vanno spesso a segno con degli attacchi a base di miele? Lo sapevate? No. E allora ringraziatemi. Combatti. Dobbiamo colpirli ai fianchi? Cioè, seriamente? Va bene. Quindi non posso tipo colpirlo così? No. Così non posso colpirlo, ok. Solamente ai fianchi, ok. Bam. Rompiamo la protezione. Vista dell'eroe di Mario. Bam. Rabbido Luigi, vai qua. Perfetto. Un bel colpettino a questo. A questo Rabbids. 97 di danno più critico più ustione. Perfetto. E Rabbids, primo Rabbids sconfitto in un turno. Andiamo a utilizzare lo scudo di Rabbido Luigi. Bam. Te Luigi invece catapulta e vai. No, non voglio perdere Luigi, quindi Luigi fermo. Luigi te vai qua. Qua dietro. E attacchiamo lui, vai, bam. Bam, 70 di danno a quest'altro Rabbids. E andiamo a utilizzare anche su Luigi la vista dell'eroe. E passiamo il turno ai nemici, perfetto. Avanti veloce. Super vista di Mario fa 70 di danno più 48. E anche quest'altro Rabbids è andato. Ok. Il Rabbids scudato avanza. E fa esplodere tutti. Il gioco ha leggermente laggato, va bene. Bomba. Recupera vita, eroe. Ok. Con Luigi possiamo fare soltanto una cosa, ovvero andare qua. Ma quindi lo possiamo tipo colpire dietro, davanti no, perché è scudato, ok. Vai, bam. 71 di danno al Rabbid scudato. PLS di Luigi, bam, perfetto. Non possiamo fare niente, quindi colpiamo. Non possiamo fare niente, ragazzi, con Mario, mi sa, no. Ah, ecco perché abbiamo il miele, non possiamo fare niente. Allora cambiamo. Andiamo qua. E anche con Rabbid Luigi colpiamo il nostro amico Rabbid scudato. Va bene. Colpiamo anche il Rabbid scudato. 46 di danno. E andiamo a utilizzare l'indebolitrice sul Rabbid scudato. Perfetto. E possiamo di nuovo passare il turno ai nemici. Tocca ai nemici. Velocizziamo. Vediamo un po'. 36 di danno a Mario. 34. Bomba. Ok, no, il miele, non ci credo. Critico più ustione. L'ustione però va anche alla rabbia scudato. Che va là dietro. Però si cura. Grazie a quell'altro, ok. Noi non possiamo andare sopra, quindi con Mario dobbiamo rimanere sotto. Però in compenso possiamo provare ad ammazzare lui, vai. Andiamo qua. Tiriamo un bel colpettino a questo Rabbids. Bam, 59 di danno. Purtroppo non c'è il critico, ma non importa. Potere M di Mario, bam. Andiamo qua dietro. La scivolata la possiamo fare? Ma in teoria non credo si possa, quindi per non rischiare non la facciamo. Andiamo qua. E poi da qua andiamo qua dietro, vai. Bam. Vampiro, addirittura più vampiro, ragazzi. Che ci dà più 12 di vita a noi. E poi colpiamo di nuovo il Rabbid scudato. 46 di danno. Andiamo qua dietro con lui. Scivolata. E poi andiamo qua. Perfetto, 30 di danno a quest'altro Rabbids. E quest'altro Rabbids mi sa che è morto. No, è ancora vivo. Ha parecchia vita, ragazzi, vabbè. Colpiamo il Rabbids scudato, vai. 69 di danno, quindi un bel po'. Tocca di nuovo ai nemici, velocizziamo il turno. Ok, 65 di danno. 40. Gli dà la vita, quest'altro avanza. E ci tira le bombe, va bene. Ma basta però, ragazzi, quante me ne devo tirare, va bene. Adesso il Rabbids scudato. Allora, andiamo qua dietro con Luigi. Gli tiriamo un bel headshot. 65 di danno. Praticamente è quasi morto il Rabbids scudato. Super vista di Luigi. Con Mario purtroppo non possiamo fare niente di che. Quindi andiamo qua. A questo punto con Mario non possiamo fare letteralmente niente, quindi lasciamo perdere. Ah no, sì, possiamo fare danno a lui. 58, ok. Rabbids Luigi invece vai. Vai, facciamo una cosa. Rabbid Luigi, possiamo andare qua? No. Allora con Rabbid Luigi andiamo qua dietro. Facciamo e ammazziamo. E abbiamo ucciso, ragazzi, il Rabbid scudato. Perfetto, quindi praticamente il mini boss, sì. Colpo aureo, perfetto. Andiamo qua. Bravo, bam. E concludiamo la lotta. 3-2-1. Bam, lotta conclusa, 119 di danno più un miele, colpo aureo.
E abbiamo sconfitto il Rabbid. No, il Rabbid è scudato in 7 turni su 6 senza, e abbiamo perso soltanto Luigi come personaggio. Perfetto. Sconfitto anche il Rabbid scudato, gli scudi e il deserto gelato. Mi sa, ragazzi, che abbiamo completato il livello 7, ovvero gli scudi e il deserto gelato. Come ricompensa abbiamo ottenuto ben 700 monete e 15 di quegli affarini che ancora non mi ricordo come si chiamano. Abbiamo ufficialmente completato il livello 6 di questo secondo mondo, ovvero gli scudi e il deserto gelato. E abbiamo ottenuto in totale, abbiamo adesso 3415 monete, abbiamo in totale adesso, perfetto. Possiamo andare avanti di qua o di là? No, di là mi sa. No, o di qua. No, di qua, ok, di qua. Di qua dov'è che andiamo? Di qua non c'è niente di che. Vediamo un attimo. Ripensando a quanto possono essere potenti questi blocchi, Pow, sono contento che si sia rotto. Ok. Qua c'è un forziere. Che è? Vediamo. Troviamo un sito archeologico. Hai trovato una nuova illustrazione? Dagli un'occhiata al museo. Vabbè, dopo lo facciamo. Adesso, o dopo nel prossimo episodio, o anche off camera. Adesso non ho voglia. Adesso voglio vedere un attimo cosa c'è qua. Ah, dobbiamo buttarlo su quello blu, ho capito. Però aspettate un attimo, come faccio? Cioè, non posso fare una cosa del genere se ci abbiamo questo davanti. No, non posso farlo. Perché abbiamo quello davanti. Quindi devo capire un attimo se questa cosa è fattibile o no. Perché faccio così, ok. Ah, ecco come si fa, ho capito. Non mi dire. No, dai, ma seriamente. Ma perché? Ma perché? Allora forse, sì, devo farlo con questo, ok. Devo farlo con questo, ok, ho capito. Bam, bam, bam. Ok. Bam. Aspetta un attimo però, però così non si ferma. Ah, ho capito. Va tolto questo di nuovo. Così. In questa maniera succede questo. E ne possiamo fare tac. E tac. Perfetto, ok. Rompi capo che siamo riusciti a fare. Se, per la prima volta. Al primo colpo, strano. Aiutante gelato. Ok, va bene. Tutta roba da mettere al museo che al momento non mi interessa. Adesso dobbiamo andare di qua. E di qua dove si va? Di qua mi sa che inizia il nuovo livello. Vediamo un attimo. Sai di sì, ragazzi, sì. Forse sì. Intanto qua ci sono monete. E qua c'è una specie di tempesta di sabbia, sì. Qua ci sono tantissime monete. Le prendiamo tutte perché ci possono sempre servire per potenziare armi o per aggiungere poteri ai nostri amici Rabbid Luigi, Mario e Luigi. Qua abbiamo questo che non possiamo farlo ancora per questa cosa. Di qua però abbiamo questo. E però di qua cosa possiamo fare? Ah, con questo. Dobbiamo tipo fare un rompicapo, mi sa di sì. No, posso spingerlo avanti e basta. Ah, e questo ci permetterebbe, scusa, di fare cosa? Sì? Vabbè, non ho capito cosa mi permette di fare, comunque vabbè. Lasciamo perdere. Adesso, questo è bloccato. Quindi dobbiamo riuscire a spostarlo. Perché sennò possiamo andare nel tubo. Qua c'è questo. Questi non so a cosa servino. Ah, ma non era obbligatorio quella zona, mi sa. No, mi sa di no. Perché di qua continua, ragazzi. Di qua continua e si va avanti. Si va avanti, qua ci sono monetine rosse. 2 3 4 5 6. E la settima non sa dov'è. Ma dov'è la settima? Ma perché, ragazzi, ogni volta che arriva la settima monetina non c'è mai? 12. Ma dov'è la monetina? Ragazzi, ma dov'è la monetina? Perché non trovo tipo la, mai la settima? Secondo me non la trovo, perché tipo c'è un trucchettino per forza. 1 2 3 4 5 6. Allora la settima sta nascosta da qualche parte. Forse tipo di qua. E infatti eccola. Ottava, addirittura 8 sono. Allora l'ottava so dov'è.
forse. Di qua? Andiamo. Non è di qua inizia il settimo livello. Non lo so, ragazzi. Lasciamo perdere, chi se ne frega, vai. Allora, di qua cosa? Di qua dobbiamo risolvere una specie di rompicapo. Che ho già iniziato, l'altro, a risolvere. Allora, dobbiamo togliere tutti questi blocchi per poter permettere tutta sta roba. Allora, qua scende. E in questo modo noi adesso possiamo fare così. Se riesco ad andarci. E i blu sono giù. Perfetto. Dobbiamo buttare giù il verde. Dobbiamo trovare un altro modo. Però vedete? Però come faccio a buttare giù? Ah, il verde è qui. Ah. Ora ho capito. Il verde è lì. Ok, ho capito, ho capito, ho capito. Però dobbiamo muoverci. Allora uno. E l'altro è qua sotto. Se riesco ad andarci. Dai. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Meno male. Ce l'abbiamo fatta. Adesso possiamo andare. Prendere il forziere. Vai, vediamo cosa c'è dentro. E dentro ci sono 10 sfere del potere. Ok. Possiamo andare avanti e iniziare il settimo livello di questo secondo mondo. Vai, andiamo. E di qua, ragazzi, inizia il settimo livello di questo secondo mondo. Però prima vediamo cosa c'è qua. Questa cos'è, ragazzi? Una specie di statua, mi sa di sì. Sarà anche fossilizzato, ma continua a mettermi brividi. Allontaniamoci in fretta. Ok. E qua, ragazzi, inizia il settimo livello del gioco. Vediamo un po' adesso cosa succede. Settimo livello del gioco, tempio di, da brividi. Non so se ho letto bene, comunque. Qua c'è un rompicapo da fare. Il settimo livello, ragazzi, lo inizieremo ora in questo episodio, ma lo finiremo però nel prossimo episodio, ricordatelo, perché non posso finirlo tutti ora i livelli, se no diventa un episodio troppo lungo, veramente troppo lungo. E questo bisogna spingerlo. E questo va giù. Poi, questi non si possono spostare, però no. Abbiamo buttato giù quello, ma a cosa serve? Non ho capito. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Allora, vediamo se sono riuscito a capire come risolverlo. Allora, ho messo il... Ah, ma è più semplice di quel che pensavo. A quanto pare sì. Che basta fare così. Così. Ah, no. Ah, no, sì, sì, invece sì. Ok. E sbam. Bam. E bam. Perfetto. Easy, ragazzi. Fatto. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Quindi era semplicemente una specie di troll. Perché molti non servivano a niente. Vabbè, di qua si va avanti. Molto probabilmente. Di qua si va avanti. Mentre dall'altra parte invece dov'è che si va? Fatemi vedere un attimo. Tanto questa parte del livello la visiteremo tutta quanta nel prossimo episodio. Adesso ci concentriamo a vedere basta dove si va e basta. Poi la faremo nel prossimo episodio. Altra carta. Bufferoniglio stavolta. Di nuovo mi pare. O era... No, forse prima avevo trovato il sabbioniglio. Comunque andiamo giù. Di qua si va avanti, vero? Sì. Vabbè, ragazzi, io direi che però questa parte di questo settimo livello di questo secondo mondo la vedremo nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, io direi che per questo decimo episodio qua su Mario più Rabbids Kingdom Battle è tutto. Insomma, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti quanti i link ai miei social, i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Trovate in descrizione anche il link per acquistare questo gioco, ovvero Mario più Rabbids Kingdom Battle in versione fisica o digitale. Trovate questo penalto nelle schede dello scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciao, ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao.